Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Questa sera una Com'è? ricetta. Oddio, scusate, è Hai cambiato vero. stasera? È la cucina da tavola con Silke. Ah! Scusate. Tosse. Allergia. Allora, dicevo, questa sera tutte a tavola con Silke. Che ci prepari di buono questa sera? Lo Tutti? ridico, tutte a tavola con Silvia. Dicevo, a tavola con Silvia. Ah! Ok, dicevo, questa sera vi faccio delle polpettine sfiziosine per antipasto, quindi non è un, può essere anche un secondo se le fate più grandi, con curry, lime e pan grattato. Allora, qui ho già del macinato condito con la stessa ricetta che andrete a vedere per le polpette con le zucchine. Ok, le zucchine ripiene, ci sono anche le polpette, c'è il ripieno delle zucchine e questa è la stessa identica ricetta, va bene? Quindi lo stesso macinato. Quindi andate a vedere quello e basta. Andate a vedere quello e potete fare tranquillamente questo macinato qui. C'è del parmigiano, sale e pepe, pane raffermo ammollato nell'acqua e poi strizzato e l'uovo. Beh, semplicissimo, no? Ok. Quindi adesso andiamo. Questo è il curry, qua abbiamo un cucchiaino di curry, non di più perché è molto forte, quindi se non vi piace il curry potete mettere la curcuma, che è buonissima lo stesso. Abbiamo il sale, ovviamente, un pochino di sale, Fino, fin, fino, non grosso, un bel pizzicotto di sale, lo togliamo da qui. eh? Ah, nel curry lo metti? O Sì, tutto nel curry. currai? Poi mettiamo un pochino di pan grattato. Un filo proprio, No, beh, serve per le polpette, quindi comunque ne serve un po'. Ecco qua. E poi andremo a grattare la buccina di questo lime, che ovviamente abbiamo già lavato, prelavato con la mucchina, tutte quelle cose là, e la mettiamo dentro al pan grattato, che gli dà un profumo, ragazzi. Un profumo, Gratta a tavola con Silvia. ecco qua. Basta, io direi la non serve tutta una buccia perché sennò poi dopo è talmente profumato che viene troppo profumato. Quindi ne basta metà. Antico odore, Capito? Poi mi copro addirittura il curry. Adesso mescoliamo per bene. per bene. E andiamo a prendere delle quantità piccine di polpette di pallettine di carne, ecco, in questo modo qua. Tu mangia. Proprio d'antipasto. Ecco, le passiamo in questo pan grattato aromatizzato. Si può anche non usare il pan grattato, puoi usare la Si può usare farina. anche la farina. Ecco qui, e le facciamo tutte quante. Adesso ve ne faccio vedere un'altra, giusto per, ma insomma le polpette, caspita, le sapete fare, insomma, lo so, vi vedo che siete esperti di Io da qui polpette, ripeto. vi vedo, io continuo a gesticolare, lui dà Sì. fastidio, io gesticolo, gesticolo. In cottura mettete un goccino d'olio, no? Fatelo sollevare le polpettine. Poi, se volete, potete mettere il succo di mezzo lime con mezzo bicchiere d'acqua. E fate così a Ah, fine. ce lo fai vedere dopo, Certo che lo faccio vedere dopo. Io lo faccio, però se volete potete non farlo, quello stavo spiegando. Ma sempre sulla voce mi devi, sempre sulla voce mi devi. una volta Ok, che intervengo, io sì. Porello, oddio, ragazzi, le faccio tutte e poi ci vediamo più tardi. Upp, ecco, Eccolo. adesso questa se la Questa è mangerà per Manfredo. Manfredo. Mannaggia Silvia, che mani di ricotta. Fanne un'altra, la riprendiamo da vicino e Sì, poi ci salutiamo. a dopo. A dopo.
Ecco la padella sul fuoco, le polpettine le abbiamo fatte tutte, guardate che belle. Sono carinissime, piccole piccole. Queste sono piccole così perché, ripeto, sono d'antipasto. C'è un misto di odore di lime e curry. Buonissimo, è vero. Adesso aspettiamo che l'olio si... Si bollisce. Bollisce? Bollisce, certo. Io dicevo si infuochi per bene, perché insomma... Poi... Intanto i nostri amici condividono questo video sulla loro pagina, certamente è molto bello. Devono assolutamente, è obbligatorio. Si iscrivono alla pagina A Tavola con Silvia, senz'altro. E poi si diventano soci di... Dio santo! Nel frattempo l'operatore qui, il videomaker, mi ha spremuto il lime. Io, ho spremuto. Esatto. E io l'ho messo dentro il bicchiere insieme la schiuma e il lime, non tranquilli. Ci ho messo l'acqua. Non è che c'è messo il chif, No, dico, mettete le vostre ricette nel gruppo. Non tutti fare nomi di marche, non si sa mai. Su. Il chaff è famoso. Famoso, famosissimo. Adesso mettiamo le polpettine. Eccole qua, quanto sono carine, piccole piccole. Queste le potete mettere a tavola con delle salse, sentite che dritta, con delle salse e degli stuzzicadenti, in maniera che ognuno prende con lo stuzzicadenti la polpettina, la intinge nella salsa e poi se la pappa. Poi si stacca la polpettina dallo stuzzicadente, perché se c'è una così rimane la polpettina dentro la salsa. E vabbè, quello succede, se no allora prendete... Fate le salse, ognuno si mette la salsa nel proprio piatto e poi fanno come le pare. Se fate come le pare, con o senza salse. Queste sono buonissime anche così. Sì. Sentite l'olio come frigge. Dicevo, mettete le vostre ricette nel gruppo Tutti a Tavola con Silvia. C'è un gruppo di amici in cui ognuno dice la sua. Io ho capito, amore, però gliel'hai già detto, ma poi annoi. Io lo dico in tutti i video perché comunque mi fa piacere ricordarlo, anche perché magari potrebbe vedere questo video qualcuno che non ha visto gli altri. Certo, giustamente. Ok. Allora, se le volete come antipasto, le potete lasciare in questo modo qua. Una volta cotte, le scolate su carta assorbente e fate... Non fare nomi di marche, per carità! E non si dice! E rotoloni non si dice, e fanno carta anche... Avete presente quella carta bianca? Ecco, chiamatela come vi pare, la scolate, li scolate lì. Dicevo... Il panno carta, quello che dice lui, lo mettete sul piatto, scolate le polpettine e le potete mangiare. Si vedono le mani, non è che fa i gesti. E potete mangiarle così. Oppure, come farò io questa sera, metterò l'acqua con il lime e verrà la cremina. Buona. Sì. Non appena però sono cotte, perché sennò mi si sparpagliano tutte le polpettine. Come si sparpagliano? Così. Ecco qua. Non ce la metto tutto ovviamente. Se volete potete aggiungere del curry, ma come vedete non ce n'è bisogno, è praticamente il sughettino è giallo. Quindi basta un cucchiaino dentro a circa 100 g di pan grattato. Le polpette sono buone in tutti i modi. Ecco qua, adesso piano piano giro queste. Sì, le polpette sono sempre buone, gustose. E si possono fare anche di pesce. Ma sono buonissime anche quelle che abbiamo fatto di ricotta. Quelle di ricotta. Andate a vedere, per chi non l'avesse visto, andate a vedere le polpette di ricotta, che sono veramente buone. Ricotta che è fatta da noi, Direi, insomma, voglio dire. Soprattutto da me, sì. Sì, amore, soprattutto da te.
le lascio per qualche altro minuto e ci rivediamo dopo per l'impiattamento. A tra poco. Prontissime! Guardate che belline, piccole piccole. Ecco, arriva la fantastiche. Arriva la forchetta mannara. La miseria. Io sono ma poi fa sta musichetta dello squalo ogni volta che vuoi assaggiare qualcosa. No, guardate che belle. Bellissime, piccole piccole, carine carine, con antipasto. Infatti lui sta facendo un antipasto. Vanno bene, sono di tuo gradimento. Ah. Un ottimo abbinamento, lime e curry. Lascia la bocca fresca. Buona. Wow, che bel complimento. Veramente buona. Grazie. Un ottimo antipasto. Signori, buona cena. E buona, buona serata. Cena. E arrivederci alla prossima ricetta. A presto. Ciao a tutti.